Amiche e amici di Volonbrite, buonasera, siamo qui al Centro Antiviolenza della città di Torino in occasione della presentazione del libretto Polifonia, Voci di Donne in Libertà. Siamo qui con un'operatrice, con Silvia. Volevo chiederti, Silvia, come mai, da cosa nasce l'idea di scrivere questo libretto? Quindi se puoi parlarcene un po' brevemente. Sì, abbiamo fatto questa breve pubblicazione perché abbiamo avuto il desiderio di condividere il percorso che è stato fatto in gruppo con una parte di donne che frequentano il centro antiviolenza, che sono seguite da noi. Queste donne sono donne che hanno attraversato la tempesta della violenza domestica e hanno deciso di chiedere aiuto, hanno fatto un atto di coraggio, si sono rivolte a noi e insieme si sono prese per mano e hanno deciso di fare questo percorso, dove è stato possibile incrociare i nostri sguardi e confrontarsi in questo percorso verso la libertà, perché è proprio un percorso verso la libertà, verso una vita migliore, più serena. Non tutte le donne frequentano il gruppo perché il centro di violenza mette a disposizione diversi strumenti di aiuto a fianco del percorso individuale di sostegno psicologico con delle psicologhe. Si può invece scegliere di fare il percorso in gruppo, oppure molte volte le donne accedono al gruppo, arrivano al gruppo dopo aver fatto un percorso psicologico. Il gruppo, rispetto a un percorso individuale, offre un punto di vista diverso. Come dicevo prima, si tratta di un incrocio di sguardi, nel senso che le donne portano la loro storia, si confrontano su questo e questo diventa un arricchimento reciproco. Può essere molto importante per una donna. È importante anche il percorso individuale di sostegno psicologico che le aiuta a capire perché si sono ritrovate a vivere una storia di violenza, questo è molto importante, però a differenza del percorso individuale, il percorso di gruppo offre la possibilità di vedere e confrontarsi con altre donne che il percorso magari l'hanno già fatto, sono già in conclusione e quindi hanno già fatto dei passi, e come poter intravedere la luce in fondo al tunnel, perché si vede che è possibile uscire da questa situazione, da questa tempesta. Quindi c'è anche un confronto e il capire che non si è soli, fondamentalmente. E invece durante questo incontro è emerso anche un dato importante per quanto riguarda le denunce fatte da ragazze e adolescenti. Quanto pensi che possa aver influito la maggiore informazione sull'argomento, su questo dato? Credo che abbia influito molto. Allora, intanto preciso che al centro antiviolenza le ragazze minorenni non possono accedere. Se vengono qua a chiedere aiuto, noi facciamo degli altri invii, le aiutiamo, ma non possiamo aiutarle direttamente perché noi possiamo accogliere solo donne maggiorenni. Nonostante questo, le donne maggiorenni possono essere molto molto giovani. In quest'ultimo anno ci è capitato tanto di incontrare donne che avevano delle situazioni di violenza nonostante la giovane età, oppure erano violenze all'interno della famiglia, perché molte volte un padre che è un marito maltrattante diventa anche un padre maltrattante, soprattutto nei confronti di una figlia femmina. Quindi anche con loro facciamo dei percorsi e un progetto individualizzato di aiuto e di affrancamento dalla violenza. Noi, e come noi tante altre persone che si occupano di queste tematiche, facciamo sensibilizzazione nelle scuole, facciamo incontri formativi e questo sicuramente aiuta. Aiuta molto, perché una persona che sente per la prima volta queste cose si rende conto che non vive una cosa... Non sta attraversando un momento difficile, non deve necessariamente farlo in solitudine, ma può chiedere aiuto. Grazie Silvia, e dal Centro Antiviolenza è tutto, ciao, alla prossima. Ancora mi pretendi amare.